Riflettori accesi a Deauville, Francia settentrionale, per l'appuntamento annuale col Festival del Film Americano. L'unione tra Deauville e il cinema americano dura da 37 anni, un matrimonio che funziona. Caratteristica di questo festival è che i film vengono proiettati 24 ore su 24. Si può insomma andare al cinema alle 2 di notte o alle 5 di mattina. Una vera delizia per gli appassionati di Hollywood. Bruno Bard è il direttore del festival. Lo abbiamo incontrato. Questo matrimonio ha funzionato, innanzitutto perché Deauville con le sue spiagge, sulle quali sbarcarono gli americani, è importante. Andor Nanot, che all'epoca era il sindaco di Deauville, è andata negli Stati Uniti a dire agli americani che erano i benvenuti. Sono stati 37 anni unici, in 10 giorni vengono proiettati più di 80 film, si tratta del meglio del cinema americano a Deauville, sia il cinema indipendente che quello dei grandi studios, i documentari, serial TV. Restando 10 giorni si riesce a sapere tutto della società americana, si diventa dei sociologi della società americana. Attraverso l'arte si vede la verità del mondo. Tra gli ospiti di Deauville anche William Friedkin, famoso per aver diretto il film L'Esorcista. Gli abbiamo chiesto quale dei suoi film ha maggiormente influenzato il cinema contemporaneo. Forse il braccio violento della legge, voglio dire che in questo film ci sono molte cose che si sono riverberate su altri film. Considero questo un omaggio, i film informano altri film, anch'io ho preso cose da altri film come quelli di Alain Resnais, Jean-Luc Godard, Michelangelo Antonioni, Fellini, Ettore Scola. Un altro omaggio Deauville ha riservato all'attore Harvey Keitel. Gli abbiamo chiesto qual è la differenza fra lavorare con un regista americano ed uno europeo. Francamente sono stato fortunato per aver potuto lavorare con alcuni dei maggiori registi europei ed americani. Non ci sono differenze sostanziali, tutte le differenze sono nel linguaggio, nell'accento. Lanciato da Martin Scorsese, famoso fra il grande pubblico per film come Mean Streets o Taxi Driver, Keitel si è esibito con straordinaria abilità in un'ampia gamma di generi cinematografici diversi fra loro. Una delle famose cabine di Deauville adesso porta il suo nome. Fra i 15 film in competizione a Deauville, For Ellen di So Young Kim è particolarmente apprezzato per l'appassionata interpretazione di Paul Dano. La fortuna è stata un copione molto buono e fin dalla prima lettura ho già avuto la risposta. Nella mia immaginazione tutto era perfetto. Ho visto il protagonista in prospettiva e l'ho elaborato a lungo dentro di me. Il protagonista Joby Taylor non ha mai visto la figlia Ellen per 6 anni mentre era impegnato a diventare una rockstar. Ora che la madre della bambina gli chiede di firmare le carte del divorzio, rinuncerà anche formalmente ad ogni contatto con lei. I just wanna know how you feel about me. You seem like a nice person. Prima assoluta a Deauville con The Bourne Legacy di Tony Gilroy e la continuazione della saga Jason Bourne, presenti gli attori principali Jeremy Renner e Rachel Weisz. Quel che mi piace dell'azione dei film Bourne è che il mio personaggio lotta ogni istante per sopravvivere e così lo sento. Inoltre non mi sembra di recitare, sento proprio di essere nella parte di Martha Shearing. Il Festival di Deauville si conclude il 9 settembre. Treadstone without the inconsistency. We have never seen evaluations like this.